Entro 13 mesi Pronto Soccorso andrà via da qui, dalla sede provvisoria tutt'altro che agevole nella quale si trova e deve fare tuttora fronte a centinaia di interventi. Entro gli stessi 13 mesi il Pronto Soccorso tornerà qui, dove è stato per decenni e pareva fosse uno dei presidi per le urgenze migliori dell'intero territorio. Adesso finalmente, superato un lungo contenzioso con la vecchia impresa esecutrice, dopo il blocco dei lavori durato anni, l'ASL BT ha potuto affidare i nuovi interventi di riqualificazione del pronto soccorso dell'ospedale San Nicola Pellegrino alla SOGEM di Napoli. Poco più di un anno per rimetterlo a posto, ma i lavori non riguarderanno soltanto il presidio delle urgenze, bensì molto altro. Il direttore generale dell'ASL BT, Giovanni Gorgoni. All'intero cantiere da 3.800.000 euro a tempi di realizzazione di 13 mesi. La parte del pronto soccorso è solamente la parte più appariscente, ma non è neanche quella più costosa, perché il pronto soccorso sarà ampliamento di aree interne, quindi realizzazione di 3 sale visite, 3 sale osservazione e sala d'attesa, quindi ampliamento, più la realizzazione di una camera calda, che è quella per, diciamo, l'arrivo e l'uscita dell'ambulanza in ambiente climatizzato. Il resto dei lavori sono altre 5 direttrici dei lavori che riguardano 1. L'ultimazione e il completamento della farmacia nel seminterrato e dello spogliatoio dipendenti. Farmacia che in questo caso acquista una vocazione nuova e diversa rispetto al progetto originario. Prima, territoriale. Territoriale, quindi sarà la farmacia territoriale centralizzata dell'azienda. L'altra direttrice di intervento è la realizzazione di locali tecnologici per l'energia e per la gestione del calore. Quelli che abbiamo adesso sono in efficienti, sottodimensionati, obsoleti, per cui la struttura va incontro spesso a rottura. Il fatto che attualmente sia poco occupata da un punto di vista assistenziale è provvidenziale relativamente all'impiantistica, però una volta riempita, secondo il progetto che abbiamo presentato l'8 maggio insieme all'assessore, è necessario avere impianti energia e impianti calore adeguati, e lì si tratterà di realizzare proprio un manufatto nuovo con impianti all'altezza e molto più capienti. L'altra linea di intervento è il completamento della vasca di pressurizzazione idrica antincendio, quindi raccolta d'acqua e la pompa di sollevamento per l'antincendio. L'altro intervento ancora è la sistemazione delle aree esterne. Chi viene qui in ospedale sa bene cos'è l'asfalto del parcheggio, mezzo colabrodo, quindi la sistemazione delle aree esterne, dei marciapiedi, sia da questo lato che dal lato posteriore. Altro intervento poi il completamento del piano di uscite, vie di sicurezza, vie di esodo, già approvato dai vigili del fuoco. Tornando a pronto soccorso, cosa cambia rispetto a come i cittadini lo ricordano? Cambia perché sicuramente è più ampio, più razionale, disporrà di più stanze visita, di più stanze osservazioni, di più stanze osservazione, integrerà in un'ottica nuova, integrerà la tradizionale guardia medica e integrerà il 118.